La pubblicazione delle motivazioni della sentenza del 15 luglio si chiude, forse, il duro braccio di ferro tra Sogea e l'ex direttore generale Umberto Borlotti, che attacca duramente gli attuali vertici. Intanto Pigliaro accoglie favorevolmente l'apertura di Ryanair. Gli strascichi del referendum ancora in primo piano. A livello locale esultano i sostenitori del no. Pigliaro e Bruno hanno sostenuto, secondo le indicazioni di partito, il sì e sono stati travolti da una valanga di no. Ieri con l'accensione dell'albero in piazza Portaterra e diversi eventi, tra cui il concerto del figlio di Ivan Graziani, anche Alghero si è immersa nell'atmosfera natalizia. Da oggi il via all'ultima tappa del Girolio. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Apriamo parlando di Sogea della querelle in corso con l'ex direttore generale Umberto Borlotti, che ha diffuso con un comunicato le motivazioni del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sassari, Carmela Serra, sulla sentenza emessa il 15 luglio nella causa che vedeva contraposti appunto la società di gestione. Lo stesso Borlotti, nei termini previsti, il PM non ha proposto impugnazione sul provvedimento è stata apposta l'annotazione di irrevocabilità ritirata dal legale dell'ex direttore generale l'avvocato Franco Luigi Satta. Sentiamo. Tutto l'impianto accusatorio originato da un esposto della SOGEAL è stato ritenuto non comprensibile e infondato da parte del giudicante. Finisce così definitivamente una brutta pagina che incolpevolmente mi ha visto vittima di attacchi strumentali, diffamazioni e allontanamento dal lavoro. Così Umberto Borlotti, ex direttore generale di SoGeal in questi mesi, protagonista di un durissimo braccio di ferro con l'attuale CDA. Nessun risentimento da parte mia nei confronti della società la quale sono e sarò sempre vicino, precisa, ma le azioni poste in essere nei miei confronti da parte degli attuali vertici di Sogeal sono solo frutto di una volontà persecutoria con l'unico obiettivo di allontanarmi per impedirmi di svolgere il mio ruolo di direttore generale, denuncia Borlotti, sostenendo poi come le vicende giudiziarie che di questi ultimi sette anni abbiano determinato un danno economico ed erariale elevatissimo. Proprio per questo, secondo l'ex direttore generale, è giunto il momento che la Corte dei Conti o la proprietà pubblica. Pubblica in una procedura risarcitoria nei confronti di quei componenti del CDA e dell'attuale direttore generale, che dice ostinatamente hanno voluto e reiterato una lacerante battaglia legale e relazionale a tutto campo, con l'unico intento di tenermi fuori dall'azienda e farmi cedere psicologicamente. Non è giusto che le conseguenze e i danni vengano pagati da pantalone perché è troppo comodo fare i prepotenti con i soldi pubblici. Sono io che ho un giudizio totalmente negativo nei confronti di tutti i vertici della Sogeal che si sono succeduti dal 2009 ad oggi, questi ultimi come in un disco rotto, invece di analizzare umilmente il proprio operato e fare qualche mea culpa, sono ossessionati nel guardare sempre la gestione precedente. Borlotti muove poi accuse specifiche nei confronti dell'attuale gestione. Ultimamente, dice, la società ha rischiato veramente il fallimento e solo grazie a un poderoso intervento economico pubblico-privato si è salvata, nonostante dal 2009 l'attuale management abbia ricevuto 12 milioni per una ricapitalizzazione che sanava completamente il passato, ma anche ricevuto sempre tutti i contributi co-marketing corrispondenti a quelli erogati per circa 30 milioni e abbia ereditato uno zoccolo di 1,5 milioni di passeggeri, ma tra le altre cose anche 4,5 milioni di fondi per il miglioramento dell'aerostazione, senza dimenticare la concessione quarantennale alla base Ryanair. Nonostante la cospicua eredità ricevuta, aggiunge Borlotti, che si è detto disponibile un incontro pubblico anche con gli attuali vertici societari, la conclusione di questo settennato sarà ricordato per la drastica perdita del traffico, per il peggioramento dei risultati di bilancio, per la perdita del capitale sociale, ma anche per il deterioramento delle relazioni industriali, per l'esasperazione dei contenziosi, per la perdita di posti di lavoro indiretti e per il rischio di un ridimensionamento dei livelli occupazionali diretti, per la crisi economica indiretta generale. In questi anni sono cresciuti invece solo i manager, i lavoratori, il territorio e i cittadini non hanno fatto nulla di male per meritarsi le conseguenze di questa censurabile gestione aziendale. Accogliamo con grande soddisfazione le dichiarazioni di Ryanair che arrivano dopo mesi di grande impegno per mettere in sicurezza l'aeroporto di Alghero. Sapevamo di aver intrapreso la strada giusta e l'immediato interesse dimostrato è la conferma che aspettavamo. L'ha dichiarato il presidente Pigliaro a proposito degli investimenti annunciati dalla compagnia low cost in Sardegna e in particolare sulla rinnovata attenzione per la riviera del Corallo. Come abbiamo sempre detto, riteniamo l'aeroporto di Alghero strategico per tutto il sistema sardo dei trasporti. E le compagnie low cost svolgono un ruolo essenziale. Non possiamo quindi che accogliere con favore anche l'interesse manifestato nei confronti della prossima continuità territoriale, ha aggiunto Francesco Pigliaru. La terremo il più aperta possibile per chiunque voglia partecipare, specificando che la nostra tariffa, che sarà definita nel bando, è da interpretare come prezzo massimo, non certo rigido, e chi vorrà trasportare i sardi e i turisti con un biglietto a prezzo inferiore a quello indicato come massimo potrà solo renderci felici. La messa in Dell'aeroporto di Alghero e le linee guida della nuova continuità territoriale che entreranno in vigore il prossimo anno sono stati passaggi cruciali per andare verso lo scenario aeroportuale stabile e affidabile che era il nostro obiettivo, ha invece dichiarato l'assessore dei trasporti Massimo Deiana. Finalmente potremo rivolgerci alla più ampia platea di fornitori di servizi e ottenere la risposta più articolata e competitiva possibile, ha aggiunto l'esponente della giunta regionale, precisando che si sta definendo il nuovo bando di citi. 1 e ct 2 che presto approderà in giunta dopo i vari confronti con il mondo imprenditoriale del commercio, le associazioni di tutela dei consumatori, le società di gestione degli aeroporti e i sindacati. Ultimo incontro previsto invece il 15 dicembre con i vettori. Facciamo la prima pausa per la pubblicità. Dopo l'esito del referendum costituzionale c'è da registrare l'intervento di alcuni esponenti del fronte del no che analizzano il risultato e non risparmiano critiche a Pigliaru e Bruno. Il voto dei cittadini in questo referendum ha indicato chiaramente cosa ha vinto e cosa ha perso. I cittadini sono stati gli arbitri di una partita che vedeva confrontarsi due idee opposte della politica, dell'economia e della società. Si apre così la nota firma di Mario Conoci, Marco Di Gangi, Stefano Lubrano, Monica Pulina, Maria Grazia Salaris e Giuliano Tavera che intervengono sull'esito referendario. Da una parte si legge c'era una visione di uno Stato sempre più centralista, dall'altra una nella quale la sovranità appartiene al popolo. Fra queste due visioni cittadini. I cittadini hanno deciso di partecipare e di voler scegliere, lo hanno fatto con la massima espressione della democrazia, il voto, senza possibilità di equivoci con una valanga di no. Il paradosso e allo stesso tempo le ragioni di un impegno per il no, tutto legato alla Sardegna, è stato che oltre al fronte del sì, anche parti consistenti di quello del no, nei fatti era ed è per uno Stato più forte ed accentrato, a discapito di cittadini e territori, e solo la battaglia politica contingente contro il governo in carica ne ha determinato la posizione. Questa considerazione, proseguono, ci porta a non poter abbassare la guardia riguardo alla richiesta di una sempre maggiore autonomia, di un riconoscimento vero degli svantaggi che derivano dalla insularità, e che nemmeno con la costituzione attuale sono stati risolti. È chiaro che uno stato e dei partiti che pensano in modo centralista poi agiscono di conseguenza con i risultati che vediamo per la Sardegna. Trasporti, fiscalità, energia, governo del territorio erano e restano problemi irrisolti. Il no è stato dunque per noi sardi la semplice difesa di una situazione, quella attuale, che certo non ci può soddisfare, ma che tuttavia è migliore rispetto al baratro rappresentato dalla riforma bocciata sonoramente proprio in Sardegna. Questo referendum inoltre Fatto emergere il peggiore dei vizi di alcuni politici nostrani. Il servilismo, scrivono ancora. Abbiamo assistito al presidente Pigliaru e ad Alghero, al sindaco Bruno, a abbracciare senza remore la posizione che andava contro l'interesse superiore della terra che amministrano e dei Sardi che dovrebbero rappresentare. Farsi parte attiva di una propaganda e di un circo mediatico che aveva il solo scopo di prendere in giro la gente. Pigliaru e Bruno hanno sostenuto, secondo le indicazioni di partito, il sì e sono stati travolti da una valanga di no. I Sardi e gli algheri hanno avuto la prova provata che questi signori sono lontani anni luci dai cittadini che li hanno eletti e che preferiscono abbracciare le ragioni di partito e dire obbedisco al potente romano di turno in questo caso Renzi o peggio come nel caso del sindaco di Alghero anteporre il suo desiderato rientro personale nel partito di origine scambiando la dignità del ruolo di sindaco degli Algheresi con un pasticcino in compagnia della Boschi. Naturalmente adesso faranno finta che nulla sia successo, che loro non c'erano e se c'erano dormivano, che il referendum e il voto popolare sono altra cosa rispetto ai disastri che stanno compiendo. Il sindaco Bruno proverà a proseguire facendo finta di contrastare, ma in fondo appoggiando, le scellerate scelte di Deiana su Ryanair e sull'aeroporto di Alghero, approvando la svendita di Alghero e Sassari per la rete metropolitana, tacendo sull'esclusione di Alghero dall'area di crisi, eccetera, eccetera. Ma tant'è per lui un pasticcino con la Boschia evidentemente vale di più di Alghero. Chiudono conoci di Gangi, Lubrano, Pulina Salaris e Tavera. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'attuazione della legge che lo scorso agosto ha istituito il reddito di inclusione sociale. Su proposta dell'assessore Luigi Arru sono state individuate le modalità di attuazione della misura rivolta ai nuclei familiari in condizioni di povertà. Il riconoscimento del sussidio economico è condizionato alla sottoscrizione di un patto tra utente e amministrazione, patto che prevede un percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà. A termini abbondantemente scaduti e dopo nostri ripetuti appelli, la Giunta regionale ha adottato finalmente la delibera che dovrebbe dare il via all'assegnazione del cosiddetto reddito di inclusione sociale, che andrà ad integrare il reddito di inclusione attiva nazionale. Ben 33 milioni di euro bloccati per le risse del centro-sinistra attendono da agosto di essere distribuiti entro dicembre ai sardi senza lavoro che versano in condizioni di grave difficoltà economica, ha commentato il vice capogruppo di Forza Italia Marco Tedde. Solo dopo il nostri solleciti, la Giunta ha approvato la deliberazione che sblocca le risorse. Ovviamente l'ingiustificabile ritardo non consentirà la distribuzione di questa importante somma ai sardi in condizioni di povertà entro la fine dell'anno. Con grande ritardo la Giunta ha previsto che l'erogazione del sussidio è condizionata alla sottoscrizione di un patto tra utente e amministrazione che prevede un percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà. La progettazione e gestione delle misure di inclusione attiva previste dal RAIS e dal SIA sono in capo agli ambiti plus che dovranno predisporre per ciascun nucleo beneficiario un progetto personalizzato attraverso un'equipe multidisciplinare. Questa equipe evidenzia il forzista all'onere di progettare, dare gambe e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e al superamento dello stato di povertà delle famiglie destinatarie del REIS e del SIA. Ora occorre vigilare con attenzione, sottolinea ancora l'ex sindaco di Alghero, affinché i plus facciano la loro parte con l'urgenza del caso e la giunta regionale stipuli celermente i necessari protocolli con il ministero del lavoro e quello delle finanze per costituire il fondo presso la tesoreria dello Stato e per caricare le carte utilizzabili per il pagamento di beni, servizi e canoni di locazione. Ma la giunta dovrà anche calcolare la soglia minima regionale di accesso alle provvidenze. Ovviamente, abbiamo. Abbiamo Già puntato i nostri riflettori sulla Giunta Pigliaru per vigilare affinché le risse e le faide che la innervano, conclude Tedde, non blocchino una procedura partita con forte ritardo. Facciamo ancora una pausa. Ieri, giorno dell'Immacolata sono entrati nel vivo gli eventi che precedono il Natale, ovvero quelli in programma nel cartellone di Mesche un messo organizzato dall'amministrazione e Fondazione Meta con la collaborazione di altri enti e associazioni alle 16.30 la piazza Pino Piras ha fatto da teatro al concerto dei bambini dell'istituto comprensivo numero 2 con, che con i loro canti di Natale hanno preceduto la tradizionale accensione dell'albero di Natale di piazza Portaterra, sempre in piazza Pino Piras ma alle ore 21 è stata la volta del concerto di Filippo Graziani figlio di Ivan Graziani e Carlo Simonari oggi invece è al via l'ultima tappa di Girolio 2016 che proseguirà anche domani e domenica e proprio domani alle 11 alza bandiere stand dell'olio al Qualte. alle 19 spazio alla musica con il concerto delle String Quartet un rinomato quartetto d'archi elettrico tutto al femminile con base in Grecia ma che si è esibito in numero eventi quali concerti matrimoni serate di gale feste private organizzate da VIP in numerose parti del mondo che offrirà al pubblico una performance carica di energia e dinamicità garantendo così un vero e proprio show come potete vedere la banda musicale d'Alerci ha animato con le sue note le vie della città vecchia inoltre sono comparsi abbellimenti natalizi che l'amministrazione ha voluto portare in tutti i quartieri e le borgate coordinando le iniziative promosse dall'assessorato al turismo e l'assessorato al verde pubblico. Sono in totale 23, infatti, gli alberi posizionati in questi giorni, allestiti con luce adobbi e rivestiti alla base con ciclamini. Un'iniziativa che ha riscosso. Il favore dei residenti che si aggiunge alle opere programmate per il miglioramento generale del decoro e della pulizia in tutta la città. E sempre restando in ambito natalizio, da alcuni giorni l'agenzia di Alghero di Poste Sarde ha riproposto un'iniziativa dedicata ai più piccoli, ossia la raccolta delle lettere destinate a Babbo Natale. Aria di Natale, anche all'agenzia di Alghero di Posta e Sarde, siamo in compagnia del titolare Fabio Guido perché abbiamo qua vicino eh, la cassetta della posta per Babbo Natale, un'iniziativa per i più piccoli, possiamo dire. Esattamente, è già da diversi anni che abbiamo questa iniziativa e che riscuota anche un discreto successo. Praticamente da già dal primo dicembre che abbiamo esposto la cassetta di Babbo Natale, i bambini si avvicinano, infilano, almeno, e postalizzano, perché poi effettivamente ci sarà Babbo Natale che risponderà ai desideri dei bambini, regali e quant'altro. Vediamo un po', quest'anno penso che sicuramente ci saranno desideri diversi, immagino. Un'iniziativa che sta già riscuotendo abbastanza successo, interesse? Sicuramente, sicuramente, i bambini hanno già iniziato, anzi c'era qualcuno che fino a fine novembre ci chiedeva ma la cassetta di, Bab di Babbo Natale l'avete messa, la mettiamo, non vi preoccupate. L'Ateneo Algares inizia le attività culturali della stagione 2017-2018 con una conferenza che sarà tenuta dalla signora Patricia Gavancio, vicepresidente dell'Ateneo Barcelonese, in occasione della celebrazione del gemellaggio tra l'Ateneo Barcelonese e l'Ateneo Algares. La conferenza dal tema El Papé della Lingua, e la Cultura al process di indipendenza di Catalunia avrà luogo sabato 10 dicembre alle 18.30 presso la sala delle conferenze dell'Ateneo Algares in via Cavour 23. Questo gemellaggio costituisce un evento importante per l'Ateneo algarese e per la stessa Alghero, se si considera lo spessore culturale dell'Ateneo Barcelonese, già riferimento per Barcellona e la Catalogna. L'Ateneo Barcelonese è un'istituzione culturale fondata nel 1860 con sede al centro di Barcellona e che funziona come spazio di dibattiti con un'ampia programmazione aperta al pubblico e articolata in 12 sezioni che spaziano dalla politica alla letteratura, dalla musica alla scienza, dall'ecologia alla filosofia la signora Patricia Gabancio che ne è la vicepresidente e scrittrice di successo e affermata giornalista. Durante la sua intensa carriera ha incentrato la sua attenzione nell'analisi della società catalana da differenti punti di vista, storia, lingue, immigrazione, urbanesimo ma anche sociologia, concretizzando questo suo lavoro nella pubblicazione di una ventina di opere letterarie molto apprezzate dalla critica. E nei giorni scorsi è stata inaugurata ad Alghero la prima sezione territoriale della Sardegna dei Cavalieri della Repubblica. C'era per l'occasione anche il nostro Pino Lignuso che ha realizzato alcune interviste con Gianni Pais, che è stato eletto vicepresidente, e anche con Antonello Cucureddu. Allora, un sabato particolare qui ad Alghero, con lo sfondo del mare capocaccia, sembra quasi un'ambientazione romantica. Voglio solo, fare, eh, voglio solo eh, darti un, eh, un acronimo. ANCRI, oggi qua per l'Ancri. Raccontaci di cosa si tratta. L'Associazione Nazionale dei Cavalieri d'Italia. È mh, la prima volta in Sardegna che viene aperta una sezione ed è stata scelta la sezione di Alghero. E, mh, diciamo che è un'efficienza che il governo... Il, la presenza della Repubblica dà alle persone che sono meritevoli di questo, è uno dei più grandi incomi che dà allo Stato per il lavoro che fa. In questa associazione appartengono tutti, dai medici, scienziati, letterati, poeti persone che, che si sono no, distinte che persone sono, persone sì, che che sono, sono distinte nel lavoro. nel lavoro e anche a livello della carriera militare e anche sportiva e anche un altro giorno veramente diciamo come hai detto tu meraviglioso proprio perché abbiamo un grande sportivo uno che ha dato lustro alla nostra città di Alghero ha dato lustro alla Sardegna che è Antonello Cucuredo, che da oggi è il nostro socio a tutti gli effetti e noi ne siamo veramente contenti per quindi questa anche cosa. lui ha l'onorificenza di, di cavaliere, cavaliere della Repubblica, della Repubblica. Antonello, da sì. oggi? No. No, oh, lui ce l'ha già si da un po' di tempo. Sì. Oggi però sei stato premiato. Da 78, cioè. 78. Allora facciamo così, invertitevi un attimo, facciamo fare un saluto ad Antonello. Stiamo, stiamo come stiamo. Allora, Antonello, <ride> ti Ehi. sei sentito emozionato? Sì sincero, no, ti è fatto, fatto piacere. piacere mi ha fatto piacere di questo invito. E... e poi scusami Antonello, volta, insomma, scusami, eh. poi sarà anche utile perché uno dei tuoi progetti che stai portando avanti è legato anche ai, al mondo dei ragazzi, dei giovani qua adesso. E non solo, non solo per i giovani. E quindi questo, questo, questa onorificenza ti mette in condizione di avere anche un di supporto creare, di, di creare, creare con loro, con, con l'ANCRI, perché insomma è un'associazione che fa piacere e sono onorato di, di farne parte. Insomma. Va bene. Ed ora ci lasciamo, ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport. Prima della pubblicità vi ho anticipato che in questa ultima parte del nostro telegiornale parleremo di sport e cominciamo con una notizia di basket perché questa sera alle 19 la Mercedes sarà di scena sul campo di casa del Pala Corbia per la gara della decima giornata del girone A del campionato nazionale di A2 femminile. Arrivano le milanesi del Ponte Casa d'Aste, terze della classe reduci dal successo casalingo contro Orvieto. Si spera che la Mercedes possa incassare i primi due punti stagionali visti i netti miglioramenti delle ultime due partite terminate purtroppo comunque con due sconfitte. L'ultima nel derby isolano contro la Virtus dove la Mercedes è stata nettamente in vantaggio per metà gara ma poi purtroppo ha sciupato tutto ma la nota positiva è anche il eh, le... Sono anche i 32 punti di Iva Georgeva. E sabato a partire dalle 16 nella palestra dello Judo Club Alghero si svolgerà la ventiduesima edizione del trofeo internazionale a squadre città di Alghero. La competizione organizzata dalla società, presieduta dal maestro Gavino Pireda e che gode del patrocinio dell'assessorato regionale allo sport, quest'anno vedrà confrontarsi sul Tatami di Alghero le rappresentative maschili di Ungheria, Romania, Italia e Sardegna. In un quadrangolare che si preannuncia ad alto livello data la partecipazione di atleti con un palmarès di tutto. Rispetto. Per citarne alcuni, l'Ungheria si presenta con Bense Pongraz, Peter Cordeli, Akos Io, campioni nazionali plurimedagliati, oltre che nelle competizioni del proprio paese, anche nei tornei internazionali e nelle European Cup degli ultimi tre anni. E poi ancora Marton Veres, medaglia d'argento ai campionati nazionali ungheresi, Sergei Gabor, medaglia di bronzo ai campionati nazionali ungheresi. Tra gli atleti della Romania da segnalare, Marton Benedek, bronzo ai campionati. I campionati rumeni Under 23 e Argento ai campionati rumeni Under 18. In questi giorni si sta definendo la rappresentativa italiana che prenderà parte al trofeo. Ma è già stata convocata la rappresentativa della Sardegna che affronterà i giudoka stranieri e continentali e sarà composta tra gli altri da due algheresi, ovvero Lorenzo Serra e Nicola Placidi. Ed ora spazio alla vela per parlare dell'eccellente prestazione della squadra agonistica dello Yacht Club Alghero al Trofeo Ciabatti Classe derive organizzato dallo Yacht Club di Cagliari. 150 imbarcazioni in mare, tre campi di regata e più di 250 giovani velisti iscritti e suddivisi in 12 categorie. I numeri della manifestazione più importante a livello regionale dove lo yacht club alghero ha partecipato in due categorie, l'Optimis Cadetti e l'Optimis Juniores. Nella classe Optimis Cadetti femminile riservata ai velisti di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, grande vittoria per il club algherese grazie al primo posto di Giulietta Spiga e il secondo di Irene Burrini. Tutti e due al loro esordio. Sempre nella classe Optimist cadetti Lorenzo Spiga conclude terzo in classifica generale lasciandosi alle spalle diversi atleti molto più preparati ed esperti dimostrando di avere un grande feeling con la sua imbarcazione. Nella classe Optimist juniores, riservata ai velisti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, Bianca Spaneda centra la seconda posizione in classifica generale prima femminile dopo tre prove combattute fino all'ultimo bordo. Ottimo quarto posto in generale di Cotanferna è secondo maschile, da segnalare il settimo, ottavo e decimo posto rispettivamente di Valerio Travaglini, Umberto Enna e Najara Manueddu, al loro esordio sui campi di regata. Grande soddisfazione quindi per lo staff tecnico dello Yacht Club Balghero che conclude la stagione agonistica 2016 con ottimi risultati e con un vivaio sempre in crescita, grazie alla storica scuola di Velestiva che vanta il primato come presenze, addirittura a livello regionale. La vela chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo e vi ringrazio come sempre per averci seguito. Arrivederci.